Allora, oggi sono qui per fare una breve review su alcuni prodotti che ho acquistato ultimamente da Neve Cosmetics, trucco minerale, quella lì, insomma. Ho preso essenzialmente tre prodotti della nuova collezione, quella appunto Japan Kawaii, mi sembra si chiami, quella insomma ispirata al Giappone, e qualche ombretto, per la precisione, tre ombretti, due blush e una palette. Di quelle gli arcobaleni. Iniziamo subito. Ho cercato di fare degli swatch piuttosto attendibili per quello che insomma mi permette questa luce bastarda. E inizio subito con gli ombretti. Allora, vi mostrerò gli ombretti nella loro versione bagnata, in quanto almeno è più visibile il colore. Poi, come tutte sapete, se andate sul canale YouTube di Neve Cosmetics potete trovare tutti gli swatch fatti sicuramente in maniera più attendibile. Allora, iniziamo subito con un ombretto che mi è piaciuto tantissimo, che è appunto della nuova collezione e si chiama Kimono. Ed è questo bellissimo color ciclamino. Diciamo una sorta di dual chrome con appunto ha dei riflessi sul salmone, è veramente molto molto bello ed è questo colore qui. Il secondo ombretto che ho preso invece è Galassia ed è questa sorta di blu indaco violaceo, una sorta di glicine con dei riflessi blu. Secondo me c'è anche un pochino di rosa all'interno, è un colore molto particolare, veramente bello, secondo me sta molto bene sugli occhi scuri. Ed è questo qui, Galassia. Il terzo ombretto, l'ho ricevuto in omaggio e cercando di non fare disastri perché mi sta riempendo la scrivania di blu, è Pavone. Che è questa sorta di. Che è questo blu, secondo me è un blu cielo intenso, che francamente secondo me di pavone ha poco, perché per come lo intendo io il pavone è quel blu con qualcosa di verde all'interno, questo invece secondo me è proprio un azzurro cielo, è questo qui, molto carino anche questo. Un altro che mi è piaciuto veramente molto è Abisso, che è un verde acqua intenso, veramente molto molto bello. Eccolo qui, è molto carino, un bel verde proprio. Poi l'ombretto che senza dubbio è il più normale, quello che apparentemente sembrava senza pretese, ma che ho voluto provare perché comunque mi aveva intrigato vedendolo appunto sugli swatch, è della nuova collezione e si chiama Zen ed è un marrone scuro freddo, veramente bellissimo. Allora, innanzitutto secondo me non è un marrone che si trova facilmente, è questo qui, ed è un marrone veramente bello, 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 molto, molto versatile come colore, perfetto per fare uno smokey eyes, perfetto da utilizzare come eyeliner, bellissimo anche per delineare le sopracciglia, dà un effetto veramente naturale, in quanto appunto ha questo sottotono molto freddo, per cui non ci sono riflessi rossicci, ed è perfetto secondo me per chi ha i capelli su. Io lo sto utilizzando, adesso ce l'ho sulle sopracciglia, ne ho messo pochissimo perché di giorno non mi piace delineare in maniera eccessiva le sopracciglia, però devo dire che è veramente bellissimo, mi piace anche messo sotto appunto sulla rima delle ciglia inferiori, utilizzato sopra come eyeliner, ma anche con un pennellino senza bagnarlo per dare un effetto molto più naturale appunto sulla rima delle ciglia superiori, è veramente molto bello. Questo è un colore totalmente matte e come tutti i colori totalmente matte minerali ha una consistenza diversa, un pochino più secco, un pochino più granuloso, per cui magari è un po' più complicato da utilizzare, da stendere, però basta farci un attimo la mano e ne vale veramente la pena. Di questa collezione, secondo me, un pezzo che veramente non bisogna farsi scappare è proprio questo ombretto qui. Poi ho preso tre blush, di cui uno è uscito da parecchio tempo ed è il Summertime, mi sembra l'anno scorso, ed è questo pesca bronzato beige, un colore molto particolare, molto riflettente, è questo qui. E l'ho messo praticamente sia in versione bagnata, che è questo qui più intenso, che in versione non bagnata, appunto asciutta.
Perché questo blush può essere utilizzato, come ormai tutte voi saprete, visto che è un prodotto che è uscito un po' di tempo fa, sia come blush, che come rossetto mescolato appunto a un gloss o a un burro cacao, che come ombretto, per cui può essere utilizzato anche bagnato. E secondo me sulle carnagioni, scure, abbronzate, è bellissimo anche utilizzato come illuminante, perché comunque ha un colore veramente molto metallico. Eccolo qui. Poi come blush ho preso il So, che era uscito con la collezione New York, eccolo qui, ed è questo fucsia Barbie, veramente molto acceso, però devo dire che all'apparenza sembrava un colore un pochino improponibile, mentre lavorato bene sulle guance, comunque dà un effetto salute veramente carino. Secondo me è molto adatto come colore alle brune perché riesce appunto a ravvivare una carnagione con un sottotono particolarmente giallo. E devo dire che quando me lo metto comunque mi dà un effetto, come dire, salute. È veramente carino. Ed è questo. Vedete, poi alla fine non è così scioccante come colore. L'ultimo che ho preso è della nuova collezione ed è l'origami, che è questo color pesca. Visto così, questo colore mi piace tantissimo e su di me assume una sorta di tonalità corallo. Non so se riuscite a vederlo con questa luce pessima. È questo qui, un pesca tendente al corallo. L'unico problema che mi ha dato un pochino questo blush è nella sua consistenza, che non so se riuscite a vederlo, ma è particolarmente granulosa, appunto, essendo un colore matte, è un pochino difficile da stendere, da sfumare bene. Però diciamo che sono riuscita ad ovviare a questo problema applicando comunque prima la cipria, sia la Hollywood, che è quella appunto uguale all'HD della Make Up For Ever, oppure anche una cipria tipo, ecco, la Dewy, questa qui. Avendo questa accortezza, diciamo, è più facile da stendere. Il colore è veramente bellissimo, super primaverile, mi è piaciuto veramente molto. Come ultima cosa, ho preso questa palette qui, appunto della collezione Gli Arcobaleni, ed ho preso la Chiarissimi, perché comunque nella mia, diciamo, collezione di make-up mancavano appunto dei toni pastello. Ne avevo pochissimi di ombretti sulle tonalità pastello. Non sto qui a farvi vedere gli swatch, perché comunque sono dei colori talmente chiari che non risulterebbero efficaci come swatch, ma ce ne sono tanti in giro fatti veramente a regola d'arte. Però due paroline le voglio spendere perché comunque questa palette mi è piaciuta veramente tantissimo. È ottima per chi vuole appunto un tocco di colore, però portabile anche di giorno, per cui senza È esagerare. bellissima Da utilizzare anche accoppiata ad altri colori più scuri. I miei due colori preferiti in assoluto sono questo qui, che è l'unicorno, ed è un dual chrome beige rosato con all'interno del verde, e il Peaches and Cream, che è questo albicocca chiaro, molto bello. Questi colori sono molto versatili, in quanto possono essere utilizzati anche come illuminanti. Per esempio il Peaches and Cream è bellissimo, abbinato ad un blush color albicocca e mettendo solo sullo zigomo, appunto su questa sporgenza qui che io praticamente non ho, utilizzandolo come illuminante appunto. Questo qui l'ho utilizzato invece anche come blush ed è il Favola ed è un rosa freddo, è un rosa baby freddo. Non so se riesco a farvi vedere qualcosa. Ha del mauve all'interno, un po' di malva, un po' di appunto di un sottotono violaceo, per cui è un colore particolarissimo, molto chiaro, quando si vuole fare un make-up comunque con toni molto delicati. Vasco, vieni a fare un salutino. Mo se ci riesco vi faccio salutare da Vasco, aspetta. Eccolo. Ciao. Ecco. Questi giorni dovete sapere che siccome mia mamma non c'è stata e lui ha una sorta di dipendenza totale da mia madre, ha passato le sue giornate fissandomi, cioè tutto il tempo fissandomi, qualsiasi cosa io facessi mentre mangiavo così, mentre guardavo la TV, come per dire dove è andata questa, ma io dico no, ti sembra normale? Secondo me lui è tipo la reincarnazione di Hello Spank. Manca solo che mi chiama Iaia. È vero, brutto topo. Vabbè, va. Facciamo
Facciamo ciao ciao. Facciamo ciao ciao. Ciao. Ciao a tutte. No! E da me, da Vasco, un bacione grande. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Stai a falla? Che stai a falla? Vieni qui, no? Vieni qui, no? E dai di qui. Ok, basta. Non è un bambino questo, è alien. È presente alien? Ma che non ci fai, Vasco? Mamma mia, che fame che c'ho. Io? Perché? No, ma perché al bagno? Sto nello studio. Poi, come ultimo acquisto, ho preso questa. Normalmente si dice che il bambino assorba il calcio della mamma in gravidanza, secondo me lui prende anche i neuroni, però vabbè. Ok, ce la posso fare. Allora, dicevo.